archiviata la prima domenica di sfilate, occhi puntati al prossimo fine settimana con altrettanti appuntamenti legati alla manifestazione più antica e dolce d'Italia, il Carnevale di Fano. 3. I momenti che quest'anno l'ente carnevalesca ha dedicato all'evento, tutti i venerdì, gli eventi culturali e laboratori al Palazzo Bracci Pagani, il sabato feste e veglioni, mentre la domenica le grandi sfilate. Questo primo pomeriggio di venerdì invece spazio e divertimento con il veglione dei bambini andato sold out, mentre alla sala della Fondazione Carifano è stato presentato il libro dedicato al carrista Paolo Furlani, intitolato L'incanto della scultura, con annessa mostra di bozzetti e opere del carrista. Il programma prosegue poi sabato con il torneo di touch rugby al campo Falcone e Borsellino alle 14.30, per poi proseguire con l'arrivo a Fano di due ospiti, il maestro Michelangelo Pistoletto e l'astronauta Paolo Nespoli. Alle 17.30, nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano, si svolgerà l'incontro aperto al pubblico tra l'artista e l'astronauta. La giornata di sabato si concluderà poi con il ritorno della seconda edizione della Notte dei Colori. La sera, dalle 19.30, inizia la Notte dei Colori, la seconda edizione di questa festa in centro storico, una sorta di notte bianca dedicata al carnevale, dove ci sarà dalle ore 21 una sfilata di carri con getto di dolciumi per arrivare poi in piazza con i ragazzi del Carnage e super ospite Dario Rossi fino a tarda notte. Quindi grande festa per concludere il weekend con le grandi sfilate di domenica. Oltre al Carnevale dei Bambini, alle ore 10 lungo Viale Gramsci, alle ore 12 terminerà con arrivo alla Darsena Borghese il Carnevale in Sup, per poi proseguire alle ore 15 con la sfilata dei 13 carri allegorici. Intanto, già a partire da sabato sera, la caserma Paolini verrà chiusa e le auto al suo interno dovranno essere rimosse. Per chi uscirà dalla manifestazione potrà rientrare ai percorsi mascherati tramite un timbro accompagnato dal biglietto di ingresso. Novità invece per chi possiede i pass. Ovviamente questa settimana abbiamo raccolto dei suggerimenti, abbiamo aperto due varchi dedicati a chi ha i pass, uno in via Roma e uno alla palestra Venturini, all'altezza della palestra Venturini, quindi i disagi che si sono creati per questa motivazione questa settimana non ci saranno.